addormenti di sera e ti risvegli col sole, sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria, diventi rossa se qualcuno ti guarda, sei fantastica quando sei assorta nei tuoi problemi, nei tuoi pensieri, ti vesti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione in particolare, solo per farti guardare. Amici ed amiche, siamo qui con Valentina Carrennante, in arte Valeva, una grandissima artista che stasera parteciperà alla nostra manifestazione, al nostro spettacolo di questa sera. Sono appunto, perché lei è una grande artista, mi trovo ai suoi piedi, a cospetto di Valentina. Ciao Valentina, buonasera. Buonasera. Volevo chiederti, allora, da dove nasce questa tua passione per la musica e come l'hai coltivata nel corso degli anni? Ma è una passione che nasce... È difficile dire da dove nasce una passione, perché fondamentalmente c'è sempre qualcosa dentro che ti, non lo so, che ti spinge a fare, l'amore per la musica, la vibrazione di ogni singola cellula, di ogni singola nota, tutto insomma. Meravigliosa creatura, sei sola al mondo, meravigliosa paura di averti accanto, occhi di sole mi bruciano in mezzo al cuore, di amore e vita meravigliosa. Nasce da dentro, da qualcosa che neanche io fondamentalmente so cos'è, però c'è. Perfetto, perfetto, grazie. Ti volevo chiedere, tu vieni da molti anni di studio, approfondito, insomma, quali sono stati i tuoi maestri? Cosa ti è rimasto di questi anni di studio? Diciamo che continuo a studiare perché sono convinta del fatto che bisogna sempre studiare, soprattutto per una passione come la nostra. La musica richiede tanto, ma tanto, tanto allenamento, quindi dobbiamo sempre e continuamente studiare. In un mare d'inverno, come un film in bianco e nero, mi sto andando verso l'interno, qualche nuvola dal cielo che si butta giù, sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via, punti invisibili rincorsi da cani, stacche parabole di vecchi gabbiani, ed io che mi mando qui sola a cercare un caffè, mare di vento, è un concetto che il pensiero non considera, poco moderno, è qualcosa che nessuno mai desidera. Di pubblicità, macchine tracciano solchi su strade, dove la pioggia d'estate non cade, ed io che non riesco nemmeno a parlare con me, mare, mare, qui non viene mai nessuno a farmi compagnia. Un unico maestro per quanto riguarda il canto, che è Bruno Egliano, e credo che continuerò ad averlo ancora per molto, perché lavoriamo con grande serenità. Da bambina ho studiato con Fiorella Pagano pianoforte per circa 9 anni, 10 anni, e adesso continuiamo. So che hai fatto anche molti casting, molti provini anche per trasmissioni televisive famose. Sì, diciamo che ci siamo dati abbastanza da fare in un certo periodo. Adesso ho deciso di concentrarmi un po' di più sullo studio per concretizzare magari quello che comunque resta e sarà sempre un sogno, sperando
che si avveri. Perfetto, ti volevo chiedere stasera con quali canzoni ci delizierai? Tutte? No, no, vabbè, qualcuna là che ti è rimasta più nel cuore di stasera, dai. C'è un pezzo molto particolare che mi è rimasto nel cuore perché doveva cantarlo un mio carissimo amico che purtroppo stasera non è qui con noi perché ha avuto degli altri impegni, che è Alleria di Pino Daniele. Infatti mando un bacio, ciao Gigi, ti voglio ben assai, col cuore. Ok, grazie mille, facciamo un grande in bocca al lupo per la sua carriera futura a Valentina. Ciao Valentina, buona serata. Buona serata, ciao, grazie. Passo tempo e che fa, se tutto cresce se ne va. Passo tempo e non può per più, voglio solo asciutta, voglio un'ora per me ricordare, all'oria per un momento tu ascoltare che bisogna all'oria quando è sofferto sulla tia e sai che voglio una lunga che non c'è zicco niente tu univo sulla mendola e la via se ne va.